Grazie. Bene, oggi devo dire veramente che è un grande giorno, un giorno che fa realizzare il nostro sogno, parte del nostro sogno, perché il sogno si realizzerà quando vedremo la Ferrari che non potrà mancare alla partenza del Gran Premio di Roma in Formula 1. Il sogno è iniziato con una telefonata di Enzo Ferrari nel 1984 che gli disse: Flaminio, devi organizzare un Gran Premio di Formula 1 a Roma, ed eccoci qua. Quindi vorrei innanzitutto ringraziare tutti voi e per tutti il padrone di casa, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che ha dato fiducia fin dall'inizio alla mia organizzazione. Grazie sindaco, grazie. Molti si sono chiesti quale sia l'origine della nostra proposta alla città, perché da quasi un anno impieghiamo enormi risorse di lavoro ed economiche per portare a Roma la Formula 1, perché il 24 aprile del 2008, quindi più di un anno fa, ho iniziato a trattare con il mio amico Bernie Ecclestone lo studio di questo progetto e la trattativa contrattuale. Bene, la risposta è da ricercare in questo desiderio che noi abbiamo di fornire alle autorità una grande occasione per rinnovare il ruolo di Roma nel mercato internazionale dell'entertainment e quindi del turismo. Qui di fronte a me c'è Giovanni Malagò, che è protagonista in questi giorni di un'iniziativa che porterà a Roma un grande successo. Bene, noi, un'iniziativa questa che vuole mettere in moto un motore economico virtuoso che potrebbe, come ha detto il senatore Augello, produrre anche 1% del PIL del Lazio, ma forse molto di più, in modo permanente ed incrementale. Qualche dato sulla Formula 1, molti sono gli appassionati, il 36% degli italiani è interessato alla Formula 1, un dato incredibile, ne parlavo con il professor Mannani l'altro giorno, e questo dato è veramente formidabile. Bene, il terzo evento di sport del mondo, la Formula 1 è il terzo evento di sport del mondo, con Olimpiadi e Mondiali di calcio, un'audience televisiva di oltre 600 milioni di telespettatori in 188 paesi del mondo che trasmettono regolarmente la Formula 1. Si superano i 300.000 spettatori nel 30% delle gare. Qual è l'evento sportivo che supera i 300.000 spettatori in un giorno di manifestazione? I biglietti di tribuna, per darvi un senso, hanno un costo medio di 486 euro, quindi veramente di grande importanza economica, che determina anche poi, da questo punto di vista, un fatto molto importante, seleziona il turismo che può venire con un evento del genere. Qualcuno che spende 486 euro nella media, ma ai turisti li metteremo a 700, se vogliamo portare un margine maggiore a Roma, chiaramente è qualcuno che ha un potere di acquisto meno alto qua. Bene, quasi 1000, e voi lo sapete della stampa, sono i giornalisti che vengono accreditati in una manifestazione. Un dato, ogni anno, e in molti anni è successo, i governi di tutto il mondo hanno combattuto, abbiamo visto Blair, abbiamo visto Berlusconi, combattere per non perdere la Formula 1, entrare in campo in prima persona, i primi ministri. Un dato importante economico, oltre 500 industrie internazionali sostengono la Formula 1. Potete capire che cosa succederà in una città come Roma, dove 500 industrie vorranno essere protagoniste nell'organizzare la convention, nell'organizzare il loro un gruppo di lavoro, quindi chiaramente un fatto importante. Inoltre il nostro progetto è un progetto assolutamente innovativo, come d'altronde abbiamo fatto negli anni. Beh, è un progetto che insieme alla Formula 1 organizzerà una serie di eventi fieristici, culturali, di musica e di entertainment. Un gruppo di lavoro di oltre 20 persone sta lavorando su questo da 20 anni. Beh, in 30 giorni questa ricaduta sarà veramente enorme. Abbiamo parlato della ricaduta del Gran Premio, non abbiamo parlato della ricaduta di oltre 30 giorni di questi eventi.